Ciao maestro Giovanni Sollima, Ciao. impegnato nell'ultima prova prima della serata che inaugurerà la stagione concertistica del Teatro Politeama di Catanzaro. Bentrovati. Si comincia con un repertorio molto classico, da Mendelssohn a Puccini passando per Bach. Nel mio caso è diverso, perché io nel mio caso faccio un repertorio che gira attorno a Bach, Quindi ma la parte di Bach sarà tua. la parte di Bach è mia. Ed è in qualche modo segue un po' questo progetto che registreremo tra l'altro, per ora abbiamo registrato e fa parte di un progetto che ho portato avanti, posso dirlo, sembra un paradosso, grazie ai vari lockdown che nella vita normale non avrei mai avuto il tempo di fare. Ed è un progetto sulle suite per violoncello di Bach attraverso il manoscritto, quindi evitando qualsiasi forma di stratificazione e andando all'essenza della musica, Alla fonte. alla fonte, e quindi vedendo un Bach molto diverso da quello che l'Ottocento ci ha restituito, ma puro, danzante, fresco, attento all'Europa del tempo, alle danze. E quindi a quel punto le ho registrate tutte, montando le corde di budello, cambiando radicalmente tutto, anche dalla seduta del violoncello, togliendo il puntale e cercando quel tipo come dire, di rapporto intimo col suono, che un po' la pandemia ci ha costretto a cercare, perché abbiamo, come dire, suonato e cantato in condizioni di solitudine assoluta. E Bach, in realtà, sono sei suite, ma è come avere un monologo da elaborare ogni volta. Beh, però, in realtà, il concerto adesso presenta un aspetto abbastanza inedito, perché sono degli omaggi che si sono in qualche modo succeduti nel tempo, degli omaggi a Bach, di epoche diverse. Sono due omaggi e un brano in realtà quasi contemporaneo a Bach di un autore ignoto. E quindi il primo omaggio è di un tale Luigi Forini, un italiano, che violoncellista, che nel 1899 scrive una preghiera sul preludio della quarta suite per quattro violoncelli, ed è particolare perché sta a Bach più o meno come l'Ave Maria di Kuhlau sta a Bach. E quindi è anche Ecco. Però è lirico, è bello, anche vagamente kitsch, se vogliamo. L'altro pezzo è un brano per violoncello e arciliuto ed è un tale sconosciuto, Sanguinazzo, Niccolò Sanguinazzo, un italiano violoncellista che nel Settecento scrive delle sonate, devo dire, in forma abbastanza delirante. I movimenti centrali hanno queste partite, cioè una serie di variazioni su un tema di Gavotta. Ed è danzante, è abbastanza bizzarro, ha un'energia contagiosa. Il terzo brano è in realtà una specie di monumento della letteratura violoncellistica, sarebbe la suite numero 6 di Bach, che io seguo per come Bach l'ha scritta su un violoncello a 5 corde piuttosto che a 4, e quindi è uno strumento che non ha la fisicità del violoncello, ma è un violoncello angelo in qualche modo, perché è proiettato verso l'acuto, ha una luce particolare, ma lo suono in un arrangiamento del 1940, fatto a Beverly Hills, è mai eseguito, è rimasto per 80 anni sepolto alla Washington Library of Congress, di Mario Castelnuovo Tedesco, che era un compositore italiano che fuggì negli States appunto per sfuggire al nazifascismo. Se lui fa questo arrangiamento della suite numero 6 per violoncello, lasciando la parte del violoncello di Bach, ma costruendo attorno al violoncello un tessuto fantastico degli archi, che si scambiano, che dialogano, che danzano, che saltano, che insomma pieno di rispetto ovviamente, ma anche di tanta ironia. E la cosa strana è che questo manoscritto non è stato mai eseguito. Io per trovarlo avevo visto, sapevo dell'esistenza di questo lavoro perché avevo letto il suo catalogo, è pieno di inediti. Poi ho mandato una mail sempre durante il lockdown alla Diana Castelnuovo Tedesco, che è una nipote, sta a New York. E lei mi ha detto: guarda, c'è la pandemia, io non so se alla biblioteca di Washington qualcuno lavora, insomma riesce a trovare qualcuno che in pieno divieto riesce a farmi avere una trasposizione in PDF del microfilm, insomma riesco ad avere questa cosa, la guardo e è da fare e la propongo per il CD, insomma. E quindi a questo punto ci ritroviamo questa chicca mai eseguita e mai registrata, che secondo me è straordinaria, l'abbiamo studiata insomma, e sono felice che queste novità abbiano luogo, come dire, in coincidenza con una ripresa dell'attività. Quindi vi Ecco. presento un pezzo in prima esecuzione di 80 anni fa, ma in prima esecuzione assoluta, e ho il piacere di farlo con un'orchestra che è un ensemble, una realtà che io amo molto perché è fresca, ha energia e ha tanta voglia e tanta curiosità. Bene, questa cosa della riapertura, questa cosa di ritrovarsi il pubblico, suonerai a Catanzaro, ma alla fine il pubblico è
Esso stesso un luogo. Il pubblico è una componente essenziale. Senza, abbiamo visto che per noi è stata una sopravvivenza. E quindi abbiamo fatto gli streaming, abbiamo fatto tutta roba che adesso rimarrà. Però in realtà quello che dico, e lo dico come risposta anche a chi aveva, come dire, spinto su questi Netflix della cultura. Allora, io sono per il live a tutti i costi, perché nulla può restituirti, come dire, quell'adrenalina, quell'energia, quello scambio diretto, che è proprio fisico, il respiro lo senti. Lo streaming, sicuramente, io spero, d'ora in avanti, per il futuro, spalleggi l'attività del live. E quindi questo può essere uno strumento importante, interessantissimo. Però per quanto mi riguarda, il live è insostituibile, come lo è da qualche centinaia d'anni, forse migliaio anche. Parlavi della suite numero 6 di Bach, celeberrima, e anche a proposito della preghiera che vi è stata innestata sopra, questo mi apre una questione, il fatto che molto spesso la musica classica soffre del pregiudizio che la relega nell'ambito dello sconosciuto, mentre in realtà probabilmente è molto più conosciuta di quanto pensiamo, sia perché è prestata a varie altre forme d'arte come il cinema. Come si può fare da parte vostra ad invitare la gente a prendersi la pena di ascoltare, per magari scoprire che già conoscono? È chiaro che già conoscono, probabilmente i suoni girano nel nostro pianeta, nella nostra dimensione già da tanto tempo e quindi ovviamente se tendi l'orecchio, ascolti qualcosa, magari dici, ah, ma questa cosa mi è familiare. Però in realtà una sorta di pregiudizio può essere legato a quello che in fondo il secolo appena passato, cioè il Novecento, ha innescato in qualche modo. Se ci rifletti, Mozart aveva un pubblico che ascoltava le sue opere in piedi con le birre. L'equivalente di un pubblico a un concerto rock. Il rito del concerto, la musica da camera si eseguiva nei salotti, quindi ci si fermava, ci si soffermava, si rideva anche, ci si scontrava anche, cioè erano, come dire, la vita di un organismo vivente come la musica veniva condivisa in modo diverso da come il rito del concerto, diciamo, tra virgolette, di tipo moderno, del concerto di musica classica, si è assestato nel Novecento. E quindi, di fatto, se vogliamo essere proprio sinceri fino in fondo, allontanando il pubblico, cioè creando un atto sacrale. La musica di per sé è un evento anche sacrale, se vogliamo, però portandola a delle estreme conseguenze che la fanno apparire quasi punitiva, intoccabile. E quindi questo in qualche modo ha congelato anche delle esecuzioni, ha congelato anche la stessa idea di trovarti in un conservatorio a fare la musica antica o improvvisare o anche fare altri generi di musica. Come in effetti dovrebbe essere, sta accadendo un po' timidamente, però il rapporto col pubblico potrebbe essere più discorsivo. Io, per quanto mi riguarda, questa cosa non ne parlo neanche più da una ventina d'anni perché l'ho personalmente risolta. Non uso neanche l'abbigliamento così ai concerti di musica classica, sono molto più, forse, non lo so, mi interessa meno, a me interessa la musica e capire che quel segnale vada dritto. Se non va dritto, vuol dire che sono colpevole di qualcosa, non ho funzionato in qualcosa. Quindi tralascio qualsiasi aspetto, diciamo, di natura estetica o comportamentale, perché in qualche modo noi oggi suoniamo Bach o Brahms o Beethoven decontestualizzati già, perché abbiamo già un abbigliamento, un distacco col pubblico che è diverso dal rapporto che ci poteva essere all'epoca. Basta guardare, diciamo, l'iconografia, diversi dipinti, leggere lettere e capire che era un organismo molto vivo, lo è tuttora, però sta a noi forse individuare un modo per renderlo meno museale. Per connetterlo. Ma per connetterlo, per mantenere questa connessione viva, è questo, insomma, quindi non è, spesso non è un fatto puramente musicale, sono altri elementi di contorno che magari vanno a disturbare il segnale puro della musica. Ecco. Ma la musica è anche un fatto sociale. Tu sei palermitano e appena un paio di giorni fa le celebrazioni per l'anniversario della strage di Capaci. Sì. Tu hai cominciato la tua carriera compositiva con un requiem scritto proprio in quell'occasione. Sì, in realtà l'ho cominciato anche molto prima in segreto, però in realtà stare a Palermo, me lo ricordo da studente, c'erano anni in cui era una città dalla quale potevi soltanto scappare. O ti schieravi, quindi lottavi, oppure dovevi soccombere. Avevi una terza ipotesi, un'altra terza opzione era quella di fuggire per poi tornare. Io ho scelto questa terza, ovviamente, che andava assieme a quella di in qualche modo lottare. La musica è un mezzo, è un'arma che non fa male, però la musica può anche colpire, nel senso che
è talmente veloce e talmente diversa anche dalle parole, anche dalla stessa retorica delle parole, e parla un po' a tutti i livelli. E quindi mi ricordo di aver scritto anche dei pezzi, suonati dei pezzi per ribellarmi. Ho anche studiato fuori a un certo punto, insomma, ero ancora adolescente, quindi sono andato in Germania. E ho sempre avuto Palermo nel cuore, ovviamente, la Sicilia, idealizzandola, vedendola a distanza, incazzandomi anche in modo, ma proprio anche clamoroso, però reagendo. E questo è successo poi a tutti i livelli, in qualche modo. Poi Palermo è molto cambiata dalle ultime stragi. In realtà sono passati diversi anni, insomma, in qualche modo la mafia non uccide più da tanto tempo. Ovviamente la metamorfosi può essere quasi invisibile, perché ovviamente, come diceva Falcone, si tratta di menti raffinatissime, finissime. Quindi ovviamente poi abbiamo visto, magari adesso la dico così, però insomma va a sfiorare l'economia, la politica, ma neanche tanto sfiorare. E quindi ovviamente i livelli si sono alzati, non è soltanto quella del muretto in gesso del fico d'India ruspante, anzi, molto più sofisticata, è lì che bisogna stare attenti. Ma abbiamo imparato. A ogni modo, la reattività c'è stata, è già 30 anni fa, 29 anni fa c'è stata una reazione che, se guardi queste foto in bianco e nero, sembra di essere, non so, in Slovacchia, in Polonia, non so dove, c'è una roba incredibile. Il dolore e la reattività erano allo stesso livello, per cui la forza è stata abbastanza devastante. Lì la mafia ovviamente ha perso completamente, perché non aveva più nessuna speranza di andare ad avere consensi dalla società civile. E quindi nel mio piccolo la musica, ma assieme ad altri ovviamente, è stato uno strumento molto molto utile. Io adesso sto a Palermo, sto anche a Fiesole, però in realtà Palermo è stato per me una grande laboratorio anche creativo, di ispirazione, ovviamente, anche per queste ferite, questi solchi, e quindi ci pensi sempre. Non so se sto rispondendo, però Sì. sicuramente un risveglio, una rinascita c'è stata. Questo è uno stato d'animo che i siciliani probabilmente condividono anche con i calabresi, che questa rinascita, questo risveglio stanno cominciando adesso a viverlo con una certa pressione. È un'altra cosa che ci accomuna è probabilmente il linguaggio del sud, che anche nella musica si sente, no? Che probabilmente accomuna tutti i sud del mondo. Assolutamente, lo diceva già un armeno che era Patria Comitas, quindi ai primi del Novecento, traduceva i canti popolari, li arrangiava e aveva individuato una fascia del pianeta in cui il canto è simile. È vero, perché poi il canto popolare spesso è la superficie di una lingua, di un dialetto, e noi abbiamo una lingua, un dialetto molto simile, per cui il diagramma sonoro che lascia dai canti è praticamente lo stesso. Tu sei un violoncellista, un figlio d'arte, tuo padre è Eliodoro Solli, ma non ha bisogno di alcuna presentazione. Una cosa che mi incuriosisce da sempre del violoncello e quindi del violoncellista è la postura, questo abbraccio che c'è tra il musicista e lo strumento. Beh, possiamo definire il violoncello un'estensione lirica al nostro corpo, un'estensione sonora del nostro corpo. Anche perché il violoncello, tu siedi su una sedia e il tuo corpo fa un angolo retto col suolo, e il violoncello è una diagonale che prende praticamente e mette in vibrazione l'80% del tuo corpo. Lascia scoperta la testa, le spalle, i piedi, il resto è tutto lì, vibra tutto. Due strati paralleli che vibrano. Stasera finalmente si suona per la gente. Qual è lo stato d'animo prevalente? Ma lo stato C'è d'animo un'emozione come da prima volta? è in qualche modo sì, è un'emozione nuova, cioè si aggiunge un elemento in più all'emozione che c'è ovviamente del suonare in pubblico, del fare un concerto e del trasmettere un segnale. Qua il segnale è ancora più forte, è quasi doppio, è un segnale musicale, sonoro, ma è anche un abbraccio, è un tendere la mano, è un volersi abbracciare. Benissimo, ti ringrazio moltissimo, Prego. in bocca al lupo per il concerto di stasera Viva il lupo. e buona musica. Ciao, a presto.